Ciao a tutti, rieccoci con le interviste del blog. Oggi abbiamo nuovamente un onore e un piacere, cioè quello di avere con noi Oliviero Rossi, che è intanto uno psicoterapeuta di un'esperienza straordinaria che io ho avuto l'occasione più volte di ammirare al lavoro. Ed è il fondatore e il direttore del centro di Gestalt Espressiva, che è anche scuola di specializzazione in psicoterapia, ed è docente al master universitario sui metodi dell'immagine nella relazione d'aiuto alla Pontificia Università Antoniana di Roma. Sì. E io ti chiederò, approfitterò della tua presenza e ti chiederò delle cose, soprattutto come terapeuta esperto e come così, esperto dei fenomeni umani. Allora, nel blog io propongo un'idea, che è quella che da una parte il lavoro di crescita personale è una cosa indispensabile e diciamo, con la metafora della Gestalt potremmo dire questa è la parte della consapevolezza, e dopodiché dico anche che abbiamo la responsabilità di fare qualcosa di concreto nel mondo, cioè di innescare, se possibile, anche dei cambiamenti sociali, perché insomma ci sono alcune cosine forse anche migliorabili nel mondo in cui viviamo. Allora, partiamo, se per te va bene, dalla prospettiva del mondo interiore, quindi dalle problematiche più classicamente psicologiche. Allora, partiamo con una domanda, se vuoi un pochino da rivista o da rotocalco, ma proviamo a dargli invece una lettura più interessante. Allora, secondo te il problema più frequente, il problema che vedi di più, la cosa che ti sembra più presente nelle persone negli ultimi anni che vengono da te in psicoterapia, cioè qual è, se dovessi identificare un punto fondamentale di difficoltà o di infelicità o di vita di scarsa qualità, quale sarebbe? Sicuramente attualmente quello che sembra quasi un po' un filo conduttore tra i pazienti, le persone che richiedono aiuto psicoterapeutico, è quello che ruota intorno, potremmo chiamarle le dinamiche dell'ansia, che vanno dall'attacco di panico alla depressione. E su questo potremmo anche parlare di un periodo sociale, storico, fatto di crollo di certezze e cercare di sopravvivere controllando tutto e dandosi certezza lì dove non c'è. Le persone è come se venissero. Quando in qualche modo questa possibilità di mantenere il controllo in un mondo che cambia velocissimamente, non parlo soltanto della modalità di relazionarsi, i social network, il libro di carta che non esiste più, ma anche il lavoro che in un certo senso non esiste più nella forma a cui eravamo abituati con i nostri genitori. Il lavoro è cambiato e questo significa che non soltanto un grosso stabilizzatore sociale, ma proprio uno stabilizzatore dell'identità cambia. Cambia il modo di costruirsi uno spazio nel mondo e ovviamente anche il modo di abitare il mondo relazionale, affettivo e lavorativo, che sono tre grossi stabilizzatori del senso di identità. Ora il termine è un po' inflazionato, però potremmo dire che sono disagi dell'identità liquida. Certo, sì, Bauman è molto citato, ma insomma direi ha Sì, ragione, perché assolutamente sì.
Bene, tu dicevi, hai parlato del fatto che come non ci sono più punti fermi, no? Quindi questo è un po' un ponte di ingresso nell'angoscia, no? Se vuoi, per le persone. Nella tua esperienza, qual è poi il momento, ce ne sono diversi, ma insomma una scoperta che più di altre fa all'interno di un percorso terapeutico l'effetto wow, questo non l'avevo visto, cos'è? Esattamente questo. Nel momento in cui, in una situazione, in cui ovviamente l'incontrarsi psicoterapeutico è costruire un piccolo micromondo relazionale, affettivo e anche cognitivo, un momento importante del processo psicoterapeutico è proprio quel ualo, cioè quell'entrare in una relazione che il paziente cerca di ricostruire nel modo in cui gli è abituale, lo stupore, cioè il contattare quelle possibilità diverse che non vengono dall'esterno, ma vengono dalla riorganizzazione delle proprie risorse affettive e relazionali nell'incontro, in quella dinamica particolare fatta di un comunicare in cui si viene ascoltati, si ascolta e si scopre che piano piano stiamo costruendo una storia da realizzare insieme e da portarsi via nel mondo. In fondo il mondo è come ce lo raccontiamo, questo lo sappiamo da Certo, molti anni, certo. ma quello che non sappiamo realmente è come raccontarcelo in un modo soddisfacente. Cioè diventare in qualche modo la penna e la grammatica che comincia a realizzare una possibilità di raccontarmi e dire sono io in questo mondo perché sto facendo delle cose che scopro anche belle. E tra l'altro su questo io so che prima si parlava della tecnologia e della difficoltà, no? Anche un po' che implica. Tu in realtà utilizzi anche i mezzi, no? Tecnologici per proporre questo tipo di narrazione, no? Che in realtà questa è una possibilità molto interessante, Sì. tutto sommato anche molto recente. A me piace utilizzare quello che c'è e quello che c'è è anche la tecnologia. Soltanto con una piccola differenza, uno spostamento d'accento, e questo direi è molto gestaltico. Cioè trasformare tutto quello che viviamo in un modo passivo, trasformandolo di segno, farlo diventare attivo. Ma attivo in che senso? Parlare di attività ad un ansioso è invitarlo a nozze, ovviamente. Ma non Certo. è quella l'attività che mi interessa. È quella attività che muove le proprie risorse, che muovendo le risorse dell'individuo, ma le risorse che ci sono, non risorse esterne, si attivano le possibilità creative e tutto quello che è creativo entra nel mondo, ma è creativo se prima prende spazio nel proprio cuore, nella propria mente e poi nel proprio muoversi nel mondo. E quello crea uno spazio di gioco creativo, quel qualcosa che entra nel mondo e prima non c'era. Entra nel mondo solo perché io ho rischiato di esistere con le mie idee, con le mie risorse, con la mia possibilità di mettermi in contatto con l'unica possibilità di creare, che è quella di sbagliare. Se sbaglio, scopro che posso fare diversamente. Guarda, io su questo veramente ti sono contento, te l'abbia detto, ti chiederei quasi un piccolo approfondimento, nel senso che mi sembra un momento culturale invece in cui l'errore viene
nascosto, cioè è come se ci fosse un po' questa idea di fondo che una buona vita è una vita in cui non si sbaglia, no? Non ci sono errori, siamo pieni di messaggi, no? Anche a livello mediatico di, no, perfezione, felicità eterna, eccetera. Quindi se puoi dire qualche parola in più su questo ti sarei grato. Beh, abbiamo un esempio classico. In fondo, Narciso muore perché sbaglia nel vedere un'immagine. Ma è proprio questo. Abbiamo paura di sbagliare perché Narciso muore. Narciso è la prestazione che vedono gli altri e il mio modo di riconoscermi nell'approvazione degli altri. Ma io parlo di un errore umano, cioè quello che porta il bambino, per tentativi ed errori, a scoprire le leggi della fisica. Se corro, c'è lo spigolo del tavolo, due punti nello stesso punto non coesistono. Se si incontrano ci si trasforma, la fronte avrà un bernocco. Ma quell'errore permette di evitare altri spigoli. Certo, certo. Ovviamente. Questa non è una cosa banale, perché davvero a me sembra ci sia la pretesa di molti, no? Ma anch'io ci casco in realtà, cioè come che ci sia la possibilità di imparare senza entrare nell'esperienza, cosa che in realtà avviene piuttosto raramente, no? Di imparare per astratto. Il tema è cominciare a provare il piacere di imparare rischiando di entrare nel mondo. I bambini lo fanno naturalmente. Mm-hmm. Quando sei adulto, il rischio di entrare nel mondo coincide con come gli altri mi vedono. Come gli altri mi vedono è molto diverso da come io mi sento. Ma solo se sono in contatto con quello che io sento di essere, potrò rischiare di mettere qualcosa di nuovo nel mondo, e che è un me stesso capace di relazionarsi. E capace di relazionarsi significa modificarsi, sapersi modificare con soddisfazione nell'incontro con l'altro, con gli altri, con quello che è il campo vitale in cui mi muovo. Provo una sintesi anche per ricollegarlo, no? con altre cose che sono state dette. Stiamo parlando anche di capacità di gestire l'intimità, quindi. Beh, potrei dire che ogni essere umano, mano a mano incontra l'altro, si fa più piccolo. In che senso? Perché deve entrare nel cuore dell'altro, se vuole veramente vivere l'intimità. E allora anche questo è un lasciare il gigantismo narcisista. Nella misura in cui il mio relazionarmi con te comincia a prendere la forma del mio cuore e incontra la forma del tuo cuore, c'è intimità. Ma i cuori sono molto più piccoli dell'organismo intorno, da un lato, e dall'altro molto più grande, perché non hanno paura di perdere il loro confine nell'amore, e per questo si chiama amore. Che questa è davvero una cosa anche molto presente, no? La paura di perdersi nell'altro, di non potersi più difendere. Interessantissimo. Allora, se tu facessi per un attimo finta di non fare lo psicoterapeuta come mestiere, ma poi non è nemmeno necessario che faccia finta, dimentica questa parte della vita. E se avessi una bacchetta magica per cambiare un qualcosina del mondo, che può essere, che ne so, il modo di fare scuola, piuttosto che una parte particolare dell'educazione, piuttosto che ne so, una modalità di governo dei paesi, piuttosto che qualcosa che le persone possono fare di diverso a quello che fanno, cioè un qualcosa che ti viene in mente da un punto di vista sociale e dice, se avessi la bacchetta magica, questa è la prima cosa che cambierei per avere un mondo un po' più bellino. Potenzierei l'olfatto, nel senso
che la prima forma di incontro con l'altro è quello che l'altro emana, produce, mette nell'ambiente. In fondo, una buona relazione è anche un buon profumo. Ma per sentire un buon profumo e distinguerlo da quello cattivo, serve l'olfatto, che non ha bisogno di cervello, perché è molto più antico. È qualcosa che ti dice subito se vicino a te c'è un predatore o una persona con cui incontrare il cuore può essere buono. E quindi te dici anche proprio delle esperienze da proporre alle persone per fidarsi un po' di più di questi segnali, sì, arcaici, dici? Sì, nel senso, beh, è da tempo che si dice aver fiuto. Sì. In un certo senso è questo, ma in un altro senso è un po' più ampio, cioè poter entrare in una relazione in cui il confine coincide con il tuo gusto. La vita non è né bella né brutta, non è né giusta né sbagliata. La vita che stai facendo è di tuo gusto e il gusto non è sindacabile, purtroppo non è nemmeno condivisibile. Te ne accorgi se insieme ad una persona hai il gusto di condividere le esperienze. Ma prima di arrivare al gusto c'è l'odore, quel profumo che forse ti dà la spinta per approfondire, entrare, nutrirti di quello che può essere un buon incontro, una vita che è soddisfacente soltanto se ha un buon sapore. Ma o l'assaggi o non lo scoprirai mai. Certo. Per cui vivere, per questo è un rischio. Ah. Grazie, perché questa è una cosa veramente, io personalmente non ci ho mai pensato, ma questa faccenda dell'educazione olfattiva mi sembra veramente uno stimolo interessante. Imparare un po' dai cani, via. Senti, allora, abbiamo aperto con una cosa che poteva essere scambiata per una cosa da rotocalco e proviamo a chiudere con una domanda che ha con lo stesso rischio, ma in realtà credo che sia una cosa interessante da fare. Ti chiedo il famoso consiglio pratico, ma te lo chiedo perché uno dei motivi per cui insisto molto sulla pratica non è ovviamente l'intento di banalizzare, ma che mi sembra che specialmente noi psicologi, come addetti ai lavori del mondo psicologico, tendiamo a parlare molto di processi, cioè di quello che noi facciamo, di come lo facciamo, e parliamo un po' poco di benefici, mentre le persone non addette ai lavori, la prima cosa a cui sono interessate sono bene. Questa cosa che mi suggerisci, che mi porta, che vantaggio posso avere? Allora, la domanda che ti faccio, e poi tu infilaci tranquillamente tutte le suggestioni che ti vengono in mente, è: se ti immagini un consiglio pratico da dare, ad esempio, alle persone che non stanno facendo un gruppo o un percorso di psicoterapia, ma che secondo te potrebbe essere in ogni caso utile a esplorare un pochino nuove dimensioni della qualità di vita, a migliorare un po' l'esperienza di vita, un qualcosa da fare che magari di solito le persone non fanno, che potrebbe portare a scoperte, a intuizioni o comunque qualcosa di nuovo e interessante? Purtroppo per trovare qualcosa di nuovo e interessante bisogna esporsi a quello che potremmo chiamare il saper desiderare. Ma tutti desideriamo e molto spesso siamo quasi schiavi dei desideri. E allora c'è da distinguere il saper desiderare dal desiderare. Saper desiderare significa accettare il fatto che non si può fare tutto da soli.
Saper desiderare significa accettare il fatto che il tema non è possedere, ma proprio desiderare. Desiderare la vita è molto diverso da raggiungere obiettivi nella vita. Quelli sono dei momenti, dei punti che, se sono buoni, hanno un buon sapore. Ma il tema è desiderare di esistere, è desiderare di essere vivo, desiderare di sentire il cuore battere e la testa pensare in un modo che possa portarti a trovare soddisfazione in quello che fai, cioè nel modo in cui scegli di esistere perché desideri esistere. Credi che questa sia una cosa che alcune persone hanno di meno o è una cosa da coltivare? Quando parli di desiderio di esistere, cioè di esserci, no? Proprio sentire il corpo, sentire le emozioni, perché qualcuno lo fa di più, qualcuno lo fa di meno? Cosa li distingue? Perché molto spesso il tema è desiderare di fare la propria vita, non di essere al mondo per soddisfare i desideri di chissà chi, perché quelle sono le altre vite. Tu mi hai chiesto per la propria vita, vero? Certo, confermo. E allora c'è da distinguere quello che è il tuo reale desiderio di esistere e anche la soddisfazione di esistere dal quelli che sono dei bisogni di altri che per generosità anche ci portiamo addosso. Soltanto che in un certo senso cercare di soddisfare quei bisogni lì non portano mai alla soddisfazione, generano altra mancanza. E la pienezza che può dire basta, è così. La pienezza la puoi sentire solo tu. Come consiglio pratico e reale è di imparare davvero a distinguere tra quello che noi desideriamo veramente rispetto a quello che ci hanno detto sarebbe giusto, la mamma e il papà avrebbero voluto, sarebbe decoroso, che è questo soprattutto, abituarsi a distinguere tra le due cose. Cioè prendi contatto con le tue risorse, quelle che sono, quello che c'è dentro di te e utilizzalo. Se utilizzi quello, i desideri, quello che realizzerai nel mondo è quello di cui hai bisogno, perché in fondo c'è uno strano rapporto di coppia che si chiama matrimonio tra problema e soluzione. Il problema esiste perché c'è una soluzione e una soluzione esiste perché c'era un problema prima. Come dire, sii in contatto con le tue risorse e troverai la soluzione al problema di esistere. A volte qualche paziente viene e mi dice non ho problemi oggi, peccato, non posso aiutarti a trovare soluzioni. Carinissima, mi verrebbero in mente altre migliaia di cose da chiederti, in realtà mi sembra una battuta perfetta di chiusura rispetto alla chiacchierata di oggi, per cui mi limito semplicemente a ringraziarti per la chiacchierata che mi hai e ci hai offerto e per tutti i piccoli spunti e le chicche di cui l'hai disseminata. Mi auguro che poi prima o dopo ci sarà modo di richiacchierare lungo il percorso e grazie di cuore davvero. Grazie Gian Domenico, ma si parla bene solo quando c'è una persona che ascolta altrettanto bene e sa farti quelle domande che ti muovono il desiderio di rispondere. Grazie. Grazie davvero, alla prossima. Alla prossima.